Ciao a tutti ragazzi, ed eccoci qui tornati con un nuovo video. Scusate se in questo periodo non ho pubblicato un video, ma adesso si riparte alla grande, faremo video di fila. Di fila. Di fila. A partire da oggi, che mentre stiamo in una location un po' diversa perché sto accesso a Cagliari, ma dettagli. Praticamente cosa succede? Che ho appena letto, cioè letto, visto che su YouTube, ho letto da poco che Cutrone è andato alla Fiorentina. Ora, un po' rosico, perché comunque secondo me la Fiorentina ha fatto un colpaccio, ecco, non dico che non l'ho fatto, perché proprio secondo me è stato un colpaccio abbastanza logico, abbastanza colpaccio, per dire che, insomma, la Fiorentina ha fatto un colpaccio, ecco. Cosa c'è da dire? E rosico un po', perché sicuramente magari se veniva la Juve non giocava, però se andavano altre squadre tipo la Roma magari poteva giocare, no? Magari perché Dzeko gioca tutte le partite e se diciamo Kalinic che è una pippa, sinceramente non so da dove è venuto questo gran fenomeno. Infatti ancora devo capire perché l'hanno comprato quest'estate. Però comunque non stiamo parlando della Roma. Allora, di Cutrone e Fiorentina. Cutrone Fiorentina è un buon attaccante che secondo me può sostituire anche la Vlahovic che... Per dire, va bene, non è che dico con una pippa, però se guardo su 20-60 di overall a 19 anni, va bene, c'è chi ha 19 anni e ha un'ottantina di overall su 20, quindi c'è una bella differenza, va bene? Quindi per me lui non può giocare regolare, quindi secondo me è stato un colpaccio anche per quello, perché secondo me non poteva non giocare, magari può giocare regolare Cutrone, Vlahovic riserva per dire, no? Infatti secondo me ha fatto un colpaccio alla Fiorentina. Come mi sono puntato proprio l'attaccante giusto, ora ex Milan, ex Wolverhampton, che ha fatto metà stagione con Wolverhampton, ha fatto tutto il suo ranking, non seguo molto la Premier League, però so che insomma non è che ha fatto tutto il suo ranking metà campionato come anche Kane, insomma i due italiani che sono andati all'estero dopo l'avventura alla Juve e al Milan, non è che hanno fatto tanto bene. Ora che Cutrone torna alla Fiorentina, secondo me torna in Italia, insomma, e va alla Fiorentina, secondo me potrebbe fare molto meglio. E potrebbe fare gol a volontà, ma non è solamente più di Ibrahimovic perché uno è giovane, l'altro ha 38 anni, quindi è un po' difficile che Ibrahimovic faccia meno gol che è più facile che Cutrone faccia più gol di Ibrahimovic, è quello che intendo. Quindi secondo me questo è una specie di colpaccio, cioè non è una specie di colpaccio, è un colpaccio per la Fiorentina, perché sicuramente se lo pigliava la Juve non dicevo che era un colpaccio, va bene? Però, o anche invece se pigliava la Roma, dicevo che era un colpaccio, perché solamente poteva fare il vice di Dzeko. Ok, invece la Fiorentina può mettere titolare Cutrone, che sicuramente al Milan giocava meglio che come ha giocato al Wolverhampton, ma non... E quindi, secondo me, è disposto magari a fare meglio alla Fiorentina, e diciamo che è un colpaccio per questo, perché... Può fare meglio la Fiorentina rispetto a quello che ha fatto in Inghilterra in questa metà stagione. E può fare molto meglio, va bene, di altri tanti giocatori che sono arrivati ora. Per esempio, Ibrahimovic non farà tanto bene come Cutrone, secondo me, perché c'è una bella differenza di età. Quindi, riassumendo tutto questo complesso discorso, io vi dico che sicuramente la Fiorentina è una bella squadra, ma non è tutto solo anche. Quindi Cutrone potrebbe dare quel passo in più a una squadra che oramai sta cadendo in basso. Arrivo! Quindi questo secondo me è il mio parere. Quindi lasciate un mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale. Bella. Che colpaccio. Bella.